Ehi, là, Pokéfanatici, io sono Drarz, bentornati in questa nuova parte di Pokémon Ultra Luna. Oggi ci dirigeremo sul percorso 10. Salve signora? Sì, sono l'allenatore, sì, chiedimi un favore. Il percorso 10 è perfetto per lasciar scorazzare liberamente i Pokémon. I miei piccoli Stuffle sono un po'. Ah, mi ricordo di questa roba! Oddio, sì, gli Stuffle! Sì, va bene, li vado a prendere io. Vai, vai, perfetto, vai. Sì, certo. Sì, ho capito. Ce ne sono 8, va bene, cercherò di scovarli. Sperando che la cosa non mi porti. Oddio, quell'albero, quell'albero. Cercherò di scovarne il più possibile, basta che la cosa non mi faccia perdere troppo tempo. Intanto iniziamo stando lontano da quegli alberi, perché non mi piacciono per niente. Salve! Ti ho preso di sorpresa, eh? Oddio, ma come sei vestito? Che cavolo sei, tipo un meccanico? Ah no, pompiere, scusami! Non volevo scambiare il tuo lavoro con un altro. Giustamente hai un Octillery. Che carino Octillery, non so voi, ma a me è sempre piaciuto. Ah, tra l'altro, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, non so se avete notato, ma ho cambiato i vestiti al mio personaggino. L'avete notata questa cosa? Intanto andiamo con un bel Fulmindenty, sperando di farlo fuori subito. Ah! Lo sapevo che sopravviveva. Bolla raggio. Mannaggia. Vabbè, però. Lui ci ha tolto ovviamente di più. Però io sono più veloce, quindi ciao! Allora, ho cambiato i vestiti al mio personaggio perché ho visto che molti di voi me lo chiedevano. Comunque io prima o poi l'avrei fatto, assolutamente. Solo che ho visto la vostra fretta nei confronti di questa cosa e quindi mi sono affrettato anche io. Eccomi qui, in tutto il mio splendore. Come vedete ho il cappellino di Pikachu, la maglietta è rimasta quella e ho dei bellissimi jeans strappati davanti, neri. Mua, sono proprio ultra sciccoso. Il cappellino di Pikachu ci sta perché giustamente io penso di essere l'unico YouTuber di Pokémon in diritto di poter usare il cappellino di Pikachu nella serie, perché ce l'ho veramente, come vedete. Quindi solo io posso farlo. Intanto continuiamo ad andare avanti. Evitando magari di sparare stupidaggini. Ariados! Mica male. Il povero Licarrock comunque è un po' scarico perché se l'è vista giustamente brutta contro quell'Octillery. Quindi se ti levi dalle scatole e mi fai fare le mie cose, grazie mille, ciao. Super pozione, perfetto. Ah! Staffall! Via uno. Qui ce n'è un altro. Siamo a due. Non vorrei averne saltato qualcuno sulla strada. No, uffa! Che rottura, sti Pokémon degli alberi! Mi danno un fastidio enorme! Ho capito che è Skarmory, è un bel Pokémon, è un gran bel Pokémon, però non mi interessa! A parte che nemmeno gli si vedono gli occhi. Ho la bocca! È messo completamente frontale. Ah, ecco, così un po' si vedono. Sì, vabbè, ma io non ho tempo da perdere con te, Skarmory, quindi vado via. Ciao, grazie. Di niente. Allora, altri staffolini. Eccolo! Come ho fatto a non vederlo prima? Forse perché sono passato troppo al centro della strada. Comunque siamo a tre. Siamo a tre. Di qua non ce n'è nessuno? Non credo. Ok, allora andiamo avanti. Quella è un'allenatrice? No, non si direbbe. Ah, però ci rimette in sesto i Pokémon! Che bello averci parlato! Ok, non vado nemmeno a prenderle le bacche lì perché sono sicuro che poi mi romperebbero le scatole tipo i vari Crabrawler. Forse no, però ho paura e comunque non lo faccio. Oh, lì c'è uno Staffle, l'ho visto. Intanto troviamo un revitalizzante Max. Quello che mi servirebbe di più è un repellente Max perché mi sono dimenticato di comprare i repellenti e dovrei averli tipo finiti. Comunque siamo a 4. Siamo a 4, non male, non uscite. Bravi. Eccolo il quinto. State lontani. Siamo a 5, lì ce n'è un altro e con quello siamo a 6. Ok, ne mancano solo due. E c'è ancora quasi mezzo percorso da fare. Però aspetta, voglio andare a beccare prima gli Stuffle. E questo è il settimo. Vabbè, signora, ma erano facili da trovare, poteva farlo pure da sola, eh. Lì c'è il Team Skull. Vabbè, mi ha beccato. Uffa! Firo! Beh,
Beh, comunque non sono male i Pokémon che escono dagli alberi, solo che io il mio tipo volante ce l'ho già. No, aspetta, mi sa che non ce l'ho più adesso. Zan zan zan. Mi sa che non ce l'ho più adesso. No, però non voglio catturare un Pokémon volante. Più che altro perché... Cioè, vabbè, adesso Decidueye... Giustamente erba, spettro. Quindi non soffre più le mosse di tipo elettro, meno male. Però, insomma, non penso che un Pokémon che sia proprio di tipo volante per forza mi possa essere utilissimo. Comunque la mossa di tipo volante di Decidueye ce l'ha già e posso farmela bastare per ora. Ma tipo Stuffle qui? Boh, io non lo vedo. Non vorrei tipo passare per forza dal Team Sky. Eccolo! Come ho fatto a non vederlo? Ok, tutti gli Stuffle sono tornati dalla signora. Dai, è stata una cavolata, signora, lo poteva fare benissimo da sola, eh? Va bene, andiamo a sfidare questo agente. Guido Guardia. Che ci manda in campo Growlithe. Ok, come Pokémon va pure bene. Speriamo di cavarcela con l'Ikarok un po' scarico. Prepotenza, ecco. Ecco come non ce la caveremo. Però, posso sempre puntare sullo stab, sul fatto che è una mossa fisica, sul fatto che ho lo strumento che potenzia le mosse di tipo roccia, e quindi, nonostante tutto, ti farò fuori in un colpo solo! Lo sapevo io! L'Ikarok non si batte, mi dispiace. Sto amando sempre di più l'Ikarok, veramente. Sta iniziando a diventare uno dei miei Pokémon preferiti, ma... intendo quello crepuscolo, eh. Perché io quello crepuscolo, boh, l'arancione con il bianco ci sta benissimo. Nonostante somigli praticamente... tantissimo all'Ikarok, quello normale, quello mezzogiorno. È proprio il fatto che sia più saturato di colore, quindi sia arancione. Non lo so, secondo me lo rende perfetto. Ovviamente anche quello, la forma notte è bellissima, assolutamente. Però penso che quella. Tra quella notte e quella crepuscolo, sono combattuto nello scegliere la mia preferita. Intanto ci hanno mandato Fluffy. Quindi io procedo con Rocciotongo. Ah, giusto! Che l'Ikarok non è più scarico. Mi sono fatto curare dalla tipa. Mi scordo le cose dopo un secondo che sono successe. Sono fantastico proprio. Ok, mi fa una mossa di tipo elettro. Va bene. E boh, io concluderei con Morso. Penso di buttarlo giù anche con Morso. Buttarla giù, scusami. Ok, quasi a livello 33 tra l'altro l'Ikarok. Bene, 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 bene. Gli allenatori tra l'altro dovrebbero essere quasi finiti. Quante volte dico tra l'altro, tra l'altro? Sì, sono finiti gli allenatori. Ok, torniamo dalla signora. Signora, le ho riportato gli staffolini. Muscle Banda? Sì, ok, grazie mille. E riceviamo anche 15.000, che tra l'altro io ho speso 15.000 per i pantaloni. Quindi mi sono rifatto i soldi. Che figata. Ok, torniamo in tutta fretta. Che è anche una mossa di Po... No, è un'abilità di Pokémon. Torniamo in tutta fretta qui davanti dal Team Skull che ci sta aspettando. Tra l'altro ho dovuto togliere Tauros perché non ci passavo. Cioè, ma perché? E tu che vuoi? Vogliamo portarci a casa il cartello della fermata dell'autobus? Problemi? Ti sbagli di grosso se credi di poterci fermare. Ok, andiamo ad affrontare per l'ennesima volta il Team Skull. Lo dico ogni volta per l'ennesima volta, però è vero, per l'ennesima volta. Sono un po' tante le sfide con il Team Skull in questi giochi. Forse troppe. Un paio di volte le avrei tolte. Ecco. Allora, Houndour. Non male, non male come scelta. Vanno tutti bene per il mio Lycanroc. Andiamo a fare Rocciotomba, come al solito, la nostra mossa preferita. Ok, fuori Houndour. Vediamo adesso chi ha, perché se non sbaglio ho visto che aveva due Pokémon e uno... Ok, uno è Houndour e l'altro chi può essere? Boh, secondo me è Salandit. Intanto siamo saliti un po' tutti di livello. 33 per Lycanroc, 35 per Pikachu. Io avevo visto due Pokémon, ma mi sa che me li sono immaginati. Va bene. Mi hai battuto, ma il Team Skull colpisce sempre due volte. Ora dovrei vedertela con il mio compare. Ah, ecco dove ho visto l'altro Pokémon. Va bene, andiamo ad affrontare anche il compare.
Ok, recluta Team Skull. E manda in campo Golbat. Perfetto, Golbat. Ottima scelta, amico mio. Non potevi scegliere Pokémon migliore, guarda. Allora, direi Rocciotomba, assolutamente. Farei anche Fulmindenti, sì, però poi mi prenderei lo stab e tutto il resto. E Golbat ci saluta velocissimamente. Vaporeon sale al 31, molto bene. Quello che però vorrei salisse di livello, anzi, quella che vorrei salisse di livello più velocemente è Salandit. Perché tra poco si evolverebbe in Salazzol, mi serve. Niente fermata, niente lavoro per l'autista. Avrebbe potuto farsi un giorno di vacanza se tu non avessi deciso di fare il guastapeste. Sì, vabbè, ma se me l'ha rigirata in questo modo, poi sembra che io sia il criminale. Va, torniamocene alla base, che è meglio. Addio, Team Skull, cosa devo fare con voi? Chi arriva? Cucui! Venendo qui ho incrociato dei tizi del Team Skull che correvano come matti. Se solo usassero quell'energia per partecipare alla Lega Pokémon come sfidanti. Lega Pokémon? Ti spiegherò ogni cosa a suo tempo. La strada che porta al picco Kulani fa parte di una zona protetta. Possono percorrerla solo gli autobus con un permesso speciale. Va bene. Quindi che facciamo? Si va? Picco Oculani, per raggiungere la vetta si prego di usare l'apposito servizio di autobus. Da qui passa l'autobus per l'osservatorio Oculani. Vuoi prendere l'autobus? Sì. Magari funzionasse veramente così, che quando tu arrivi alla fermata arriva l'autobus. Ogni volta devo aspettare sempre 10 minuti di ritardo quando lo prendo io. Ecco l'Executor Bus. Comodo, veloce e assolutamente sicuro. E beh, con quell'insegna sopra, assolutamente sì. Ci salirei subito. Siamo già arrivati. Picco Oculani! E qui sosterremo una bella prova oggi. Da questa parte! O forse non oggi, devo vedere, perché se si possono già affrontare gli allenatori, io affronterei prima gli allenatori. Questo è il Picco Oculani, una delle montagne più alte di Alola. Vuoi sapere qual è la più alta? Il Monte Lanakila, lo so già! Lo so già, il Monte Lanakila? C'è la Lega Pokémon sul Monte Lanakila. Puoi far evolvere Crabrawler in Crabominable. Vabbè, ce lo deve spiegare lo stesso. Vedi quella vetta imponente? Sì. È il Monte Lanakila, il più alto di Alola. È un luogo sacro caro al Pokémon leggendario di Alola, ritenuto da alcuni l'incarnazione stessa della Luna. Ed è proprio lì, sulla cima del Monte Lanakila, che ho intenzione di stabilire la Lega Pokémon. In passato gli allenatori che portavano a termine il giro delle isole affrontavano i Kauna sulla cima di quella montagna. Venivano così incoronati i campioni del giro delle isole. Voglio continuare a mantenere vive le antiche tradizioni di questa regione, ma non solo. Desidero che il futuro campione di Alola sia in grado di competere a livello mondiale. La Lega Pokémon renderà possibile tutto ciò. Sarà presieduta dai Super 4. Pensa a un allenatore praticamente imbattibile, da campione del giro delle isole a campione a livello mondiale, che farà conoscere al mondo intero il valore degli allenatori e dei Pokémon della nostra regione. Wow, che cosa bella! Allora, voglio affrontarla assolutamente, Rotomdex! Allora, dicevo, qui ci saranno sicuramente. Oh, c'è Manuelok! Ehi, hey, Alola! Esiste un Pokémon chiamato Minior che cade giù dal cielo come una stella cadente. Minior ha un nucleo che può brillare di tanti colori diversi. Non ha una forma regionale specifica, ma è comunque un Pokémon molto interessante. Detto questo, ecco, tieni, è una cosa bella per te. Riceviamo una Luna Ball. Grazie mille. Cerca di completare il Pokédex, così farai contento anche Rotom. Certamente. Comunque, stavo dicendo, voglio cercare, ovviamente, e. Ah, potevo entrare. E gli adesivi del dominante, che qui sopra ci saranno senza. Eccolo lì! Appena detto. Che qui sopra ci saranno senz'altro, e penso che quello non sia nemmeno l'unico, eh. Intanto lì c'è il tipo, l'amico di Chris. In questo momento però mi sfugge il suo nome, non me lo ricordo. Quindi va bene, lo chiameremo l'amico di Chris. Voglio cercarli tutti, voglio prenderli. Vabbè, che non è che ci sia tutta questa gran strada. Abbiamo bisogno di cure? No, direi proprio di no.
Va bene, allora possiamo procedere ad affrontare un po' di allenatori, se possiamo farlo subito. Metto Salendit davanti. A meno che non vogliano che io faccia prima la prova e poi gli allenatori, ma non lo so, questo lo dobbiamo scoprire. Ma qui dentro invece? Qui dentro ci sarà sicuramente, ve lo dico io, qualche strumento invisibile. Vai, Stutland, fiuta, 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 da bravo. Vuoi dirmi che non c'è niente? No, non ci credo che non c'è niente, dai. Seriamente? No, vabbè. Strano, strano. Una zona così vuota. Vabbè. Lui non può lottare con me. Non gli interessano... Oh, ci affronterà solo dopo che avremo sconfitto gli allenatori del picco oculani, perché lui è troppo forte. Va bene, glielo faremo vedere. Intanto lei, non so se avete notato, ma ci ha visto mentre faceva stretching con le gambe divaricate. Rendiamoci conto. Siamo a livelli altissimi. Va bene, ci manda in campo Clefairy. Facciamo allenare assolutamente Salendit, perché ancora due livelli e poi si evolve. Perfetto, direi Pirolancio. Ricordiamoci che comunque Clefairy ha, è giusto, è di tipo folletto in questo gioco anche. Quindi dobbiamo stare attenti. Ha usato minimizzato. Come ti permetti? Andiamo ancora con Pirolancio, sperando di colpire. Brava, Salendit. Sveglio pacca. Aha. Va bene, per concludere farei Ira di Drago. Per andare proprio sul sicuro. No, ma sono stupido, ma l'ho appena detto che è anche di tipo folletto. No, ragazzi, scusatemi, ma io veramente ogni volta sono sempre più distratto. Sono troppo distratto. Cioè, è bello che l'avevo appena detto che era di tipo folletto. Cosa faccio? Vado a usare una mossa di tipo drago. Ok. E infatti adesso Salendit non sta attaccando. Vai, non sta attaccando più! Grande, per un minimizzato ho fallito due attacchi. Giustamente. Dai, Salendit, su. Ancora. Ancora. Vabbè. Non lo so. Non pensavo bastasse fare un solo minimizzato per ottenere tutti quattro volte. Vabbè. Un minimizzato, ripeto. Non è che ne ho usati due e non l'ho notato, perché la cosa mi sembra... E cinque! Vabbè. Non so che cosa dire, ragazzi. Boh. Cioè... alleluia! Alleluia! Cioè, cinque volte di seguito... Cioè, manco fosse scriptato proprio. E abbiamo sconfitto la tipa. Quanto mi stai antipatica adesso, guarda. Ci ha visto mentre faceva stretching. Ma fatti gli affari tuoi. Sarò io a venire da te se ne avrò voglia. Non rompermi le scatole. Intanto andiamo a curare Salendit. Va bene così. E scendiamo anche da Stutland. Ah, voglio sentire la musica del percorso. Salve. Ah, lui pattuglia la montagna, va bene. Oh mio Dio, quanta erba alta. Appena entrato! Appena entrato! Dammi almeno il tempo! Dammi almeno il tempo di respirare. Minior, bello. Mica male, Minior. Ok, vabbè, un Pokémon mai visto, bla bla bla. Io farei tranquillamente fuga. Quindi, ciao Minior, a mai più. Qui non c'è niente. Lì non c'è niente. Qui c'è una MT. Invertivolt, non male. Non male, affatto. Ok, e quindi tutta questa strada per una MT. Non uscite, non usci. Bravi. Ogni volta entrare nell'erba alta è... Non lo so, mi fa sobbalzare. Qui invece raccogliamo una Rapid Ball. Ma gli allenatori sono già finiti? Ah, lì ce n'è uno. Ok, di qua non si passa. C'è un adesivo! Ma il tipo lì in fondo? Quello rosso? Ok. Andiamo ad affrontare questo avventuriero. Ah, sempre bellissimi. Anzi, Montanaro, scusatemi. Che ci manda Geodude d'Alola. Ah, però.
Va bene. Sperando che non ci faccia troppo male, io andrei con un'ira di drago e tenterei la fortuna. Ok, con un paio di levito roccia, va benissimo, non ho intenzione di fare cambi. Perfetto, altro ira di drago e ce lo togliamo di mezzo, che questo era pericoloso, eh. Una mossa di tipo terra. E guarda per quanto non è salita di livello Salendit, perché? Ah, di pochissimo. Dai che manca un livello e uno sputacchio praticamente. Stacchiamo l'adesivo e siamo a 35. Ok. Ma comunque la strada è ancora bella lunghetta, quindi potremo fare ancora lotte. Qui intanto raccogliamo. Oh mio Dio, non pensavo! Guarda da dove ci ha visto il golfista. Va bene, meglio così, mi servono allenatori. Questa, tra l'altro, è la prima volta che sfidiamo un golfista. E ha tre Pokémon. Attenzione, attenzione. Il primo è Minior. Bellissimo con questo pattern. Scudo soglia. Ok. Direi di fare Ira di Drago. Ce la caviamo così, dai. Mi sa che per poco ce la facciamo a buttarlo giù con due colpi. Mannaggia a te, però. Rotolamento. Perché devi essere più veloce? Perché devi essere. Perché ha rotto lo scudo, giustamente. E dai, però, devo far salire il mio Pokémon di livello. Fatemelo salire. Vai, prova a mandare Vaporeon. Vediamo che riesce a fare. No, vabbè, sapete che dico? Non lo uso il potere Z, uso pistolacqua e basta. Dai, Minior, non rompere le scatole. Quanto ci ha tolto, però, è un po' troppo, eh. Ho capito che il rotolamento alla terza fase, però, insomma. Va bene, e lo buttiamo giù. Prossima scelta, ancora Minior. Vai, perfetto. Non desideravo di meglio, guarda. Almeno questo può essere un allenamento per Vaporeon. Andiamo di pistolacqua. Gli hai tolto troppo poco. E adesso è diventato pure più veloce di noi, immagino. Borsa. No, 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 no. Dove vai? Dove vai? Acqua fresca, 30, no. Gassosa, 80 però. No, 50. Ah no, 80 è il latte Mumu, giusto. Va bene, andiamo a curare Vaporeon. Ok. Usa ancora sdoppiatore. Porca miseria, però. E io adesso a questo punto andrei a dare. Porca miseria per ogni volta. Non ho più revitalizzanti? Ah no, ce li ho, ce li ho, ce li ho. Andrei a dare un revitalizzante a Salendit perché i punti esperienza glieli vorrei far prendere. Tu intanto continua a usare il sdoppiatore che tra un po' vai KO da solo. Infatti, bravo. Quasi salito di livello, anche Vaporeon. Intanto Salendit al 32 vuole imparare Congiura. Congiura sapete che non è male affatto. Di molto l'attacco speciale. Mi sa che al posto di nitrocarica, dai. Congiura mi piace, ci può stare tantissimo. Ok, Minior di nuovo. Ok. Sperando di essere più veloci, andrei a fare una bella mossa Z. Vai! Intanto potete anche vedere come sono ben vestito adesso. Vai con la mossa Z, vediamo di farlo fuori subito. Idrovortice abissale. Ok. Molto, molto, molto bene. Livello 32 anche per Vaporeon. Stiamo recuperando con i livelli, dai. Bene così, bene così. E
Le situai al 35, perfetto. E abbiamo sconfitto Arnoldo. Qui raccogliamo una peso ball, che è quello per cui siamo venuti qui in origine. Ah, però aspetta, di là si passava ancora. Non ci ho fatto caso. Cosa abbiamo? Ah, c'è anche da scendere, ma prima affrontiamo lui. Comunque è bella lunga questa strada, non me la ricordavo così lunga in effetti. Cerca Pokémon, che ovviamente ha la sua doppietta di Pokémon rari. Il primo è Pessimian. Chissà se avrà Oranguru dopo. Bellissimo Pessimian. Allora. Facciamo Pirolancio. Ci può stare. Porca miseria, però. Ma non regge niente, Salendi, tuffa. Va bene, facciamo fare la prima lotta a Decidueye, allora, dato che non l'ho ancora fatta. Però Salendi non regge niente, amica mia. Dobbiamo risolverla questa cosa, eh. Andiamo a dare revitalizzante, perché deve fare i punti esperienza per forza. Ah, non è effetto su di me! Ok, proviamo cucitura d'ombra. No, cucitura d'ombra no, giustamente. Non possiamo farlo nemmeno noi. Ok. Viso truce. Ah, tranquillo. Penso comunque di rimanere più veloce. Credo, spero. Tra l'altro questa è la prima volta che utilizzo... No, è più veloce lui! Dicevo, questa è la prima volta che uso un Decidueye. Da qualsiasi parte, credo. In qualsiasi gioco. Quindi, non male, devo dire. La visuale da dietro è bellissima. Pikachu sale al 36. Prossima scelta, Oranguru. Ok. Io vorrei mettere Salendit, ma ho paura a questo punto. Devi andare sempre con foglie lama. Finta. Aia, aia, finta fa male. Ok, ho fatto due brutto colpo di seguito perché anche prima l'ha fatto. Congiura. Foglie lama. Perfetto, sconfitto anche lui. Licarrock sale al 34, vorrebbe imparare Frana. Oh yes, vediamo allora, Rocciotomba 60-95. Frana 75-90. Quella precisione in meno però mi fa preoccupare. Sapete che vi dico? Io me le tengo entrambe. Me le tengo entrambe e vado a togliere colpo. No, perché non voglio rinunciare a nessuna delle due per ora. Io direi la verità, speravo imparasse tipo Pietrataglio. Credo che lo imparerà prima o poi, eh. Ok. Qui troviamo una pozione max. E di qua? C'è un altro saltino. Oddio, tutta questa erba alta però. Che fastidio. E risaliamo, attenzione, alla fine del percorso. No, 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 non devo tornare, non devo tornare, non devo tornare, non devo tornare. Ok, loro non ci dicono niente di che. Io direi di salire in groppa a Tauros e di risalire. Ho finito tutti gli allenatori? Oh mio Dio, no. Li ho già finiti? Salendit, quando cavolo si deve evolvere? No, io ho bisogno di farla evolvere, assolutamente. Ho bisogno di farla evolvere subito. Intanto... Curami, donna! Avanti, avanti, muoviti, sbrigati, spicciati. Datti una mossa. No, comunque penso che adesso me lo allenerò per conto mio e lo farò evolvere. Ma dato che voglio farvi vedere l'evoluzione, penso proprio che ci rivedremo tra pochino. Vediamo quanto le manca. Non manca praticamente niente. Dai, dai, andiamo, 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 andiamo. Ci siamo! Finalmente Salendit si evolve. A dire la verità mi è bastata una sola lotta perché ho messo l'Espen Roll, dato che ce l'avevo. Quindi una lotta
Subito è salita al 33. E ora finalmente avremo un'arma in più per la prossima prova. E quest'arma si chiama Salazzol! Che avrei tanto voluto avere nella mia serie di Pokémon Sole e non ci sono riuscito, ma eccoci qui, in Ultraluna. Molto molto bene. Che fortuna averla trovata femmina subito. Cioè, il primo Salendit selvatico, femmina. Era destino. Speriamo che sia anche diventata più forte, ma sicuramente. E vuole anche imparare una mossa, attenzione. Incanto. Va bene. Speravo in qualcosa di meglio. Il loro attacco speciale diminuirà di molto. Volendo potrei. Ho incanto o congiura, questo è il problema. No, dai, non la tengo incanto. Ok, adesso che abbiamo Salendit, non mi resta che salutarvi. Nella prossima parte andremo a sostenere la prova di Chris. Io per oggi vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a lasciare un bel pollice in su e noi ci vediamo nella prossima parte. Bye bye!